Ciao, come state? Tutto bene? Rieccoci qua per un nuovo video. Oggi è domenica 24 giugno. Siamo io e questo bimbo. Siamo svegliati poco fa, abbiamo fatto colazione. Adesso c'è Adi che si sta preparando, infatti adesso ci dovremmo preparare anche noi perché ci tocca andare a fare la spesa, perché ieri che noi solitamente la spesa la facciamo di sabato, ieri non l'abbiamo fatta, infatti ci tocca andare oggi. Mia sorella sta dormendo di là in cameretta perché ieri sera ha lavorato in un ristorante, è arrivata a casa tardissimo, in piena notte. Infatti adesso la lasciamo riposare, andiamo a fare la spesa, così la facciamo riposare tranquilla e poi arriveremo a casa e mi sa che si farà già ora di pranzo. Va bene, adesso ci prepariamo e andiamo. Abbiamo finito di fare la spesa, si è fatto tardissimo, è già l'una, infatti mangeremo tardissimo, infatti Adi mi sgrida sempre, perché ogni volta che andiamo a fare la spesa ci metto troppo. Comunque adesso andiamo a casa, mi sa che devo mettere su un pranzetto super super speedy perché è tardino e niente, andiamo a casa. Edo è lì che non ce la fa più, è stanchino, poverino, infatti mi sa che mangia e poi nanna. Posto la spesa, amore? Oh, grazie mille. Grazie mille, amore. Mettila sul tavolo. Allora, siamo arrivati a casa. Adesso vi faccio vedere tutte le cosucce che abbiamo comprato. Abbiamo fatto una spesa non grandissima, abbiamo fatto una spesa normale per la settimana, abbiamo speso 67,93 euro. Sì, non abbiamo speso tantissimo in realtà per le cose che abbiamo comprato, però non so perché a me sembra di trovarmi meglio da Eurospin. Boh, magari, vabbè, adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato, però se vi fa piacere possiamo provare a fare uno svuota la spesa Lidl per vedere le differenze. Dai, magari una delle settimane prossime lo faccio. Fatemi sapere qua nei commenti se vi può far piacere. E adesso vi faccio vedere tutte le cosucce. Allora, abbiamo comprato questi spinaci qua, che si chiamano spinaci gustosi perché c'è la mozzarella e il formaggio dentro. Questi qua sono surgelati. Questi qua mi salvano la vita quando devo fare un contorno alla veloce, soprattutto la sera. Il pollo tagliato a fettine sottilissime, che a me piace un sacco, tagliato così. Ne ho prese due confezioni. Ho fatto un po' di scorta di pomodorini, che questi qua non li mangiamo tantissimo. Poi ho voluto provare a prendere questo budino per Edo. Non gliel'ho mai comprato, adesso vediamo se gli piace. Cioccolato e vaniglia. Fatto così, ce ne sono quattro dentro. Poi ho preso gli yogurt con le praline, che questi qua piacciono un sacco a mia sorella. Ne ho presi due. Le mie solite carotine tagliate a julienne per farmi le insalate. Ho preso il filetto di salmone, questa è la prima volta che lo compro al Lidl, vediamo com'è. Questa settimana, in questi giorni lo provo. Poi ho preso le cotolette di pollo, queste qua già pronte, anche queste qua mi salvano la vita quando sono di fretta la sera. Anche perché settimana prossima non so che orari farò, allora mi sono già preparata per le cose speedy. Poi ho comprato il sugo che era in promozione, mi pare che l'abbiamo pagato 59 centesimi. Ho fatto un po' di scorta. Poi abbiamo preso un po' di biscotti, abbiamo preso le uova, abbiamo preso il pesto, i pisellini. Poi ho preso una super confezione di mozzarella di bufala, queste qua piccoline, la roviolina per Edo. Poi ho preso un pacco grosso di fusilli della Barilla e un pacco un po' più piccolo di penne della marca Italiamo.
Poi ho preso latte per noi, latte per Edo, i plum cake allo yogurt che Edo ne va pazzo, glieli do sempre la mattina. Poi ho voluto provare a prendere questi qua, i girasoli, con bieta, radicchio e speck. Li ho sempre visti lì a Lido, non li ho mai comprati, adesso li ho presi per provarli, vediamo come sono. Le fettine di formaggio per Adi, che si fa i panini per andare a lavoro. Poi ho preso un po' di cosucce che ci servivano, tipo il dentifricio, il bagnoschiuma, il sapone per le mani e le salviette per Edo. Poi ho preso anche i pannolini per Edo, che mi pare costassero 5,99 euro a pacco, infatti ne ho presi due, e la carta igienica. Poi ho comprato anche un filone di pane e poi frutta e verdura, ma quella più o meno è sempre la stessa. E niente, adesso sto già cuocendo la pasta così mangiamo. Allora, come pranzetto speedy che mi salva sempre la vita, la nostra preferita, abbiamo fatto la pasta al pesto, poi ho fatto una piccola insalatina di pomodorini e mozzarella, pasta al pesto anche per Edo, la sua preferita. Buon appetito, amore. Allora, Brasil! cosa dici? Allora, aggiornamento alle 3:30 circa. Edo è crollato, è di là che sta facendo la nanna. Mami si sta riposando di là in cameretta. Mami è mia sorella. Voi non ci fate caso che la chiamo mami, ma da quando sono piccola che la chiamo mami perché giocavamo a mamma e figlia. E così è rimasto. Non riesco proprio a chiamarla col suo nome. Lei si chiama Marcella comunque. E niente, ci siamo Forza rimasti. Brasil, Ma che 27. c'entra? Comunque adesso siamo qua che ci stiamo guardando un film, aspettiamo che Edo si sveglia e magari ci andiamo a fare un giretto dopo. Amore, vuoi dire qualcosa? Forza Brasil. Ai ai ai. C'è un bimbo che si è svegliato qua. Buongiorno, eh? Si è già svegliato con una bella famotta. È buono, amore? Com'è? Che dici? Ti piace? Ho provato a dare quei budini che gli ho comprato oggi al Lidl. Dai, sembrerebbe di sì. Edo scoppia a ridere quando gli faccio la linguaccia. Amore mio. Rieccoci, aggiornamento alle 8:30 circa di sera. Oggi non sono più riuscita a filmare niente perché ci siamo preparati, siamo vestite, mamma mi ha fatto i capelli. Siamo venuti in centro perché stasera ci sarà uno spettacolo a Torino che è la festa del patrono di Torino, San Giovanni. Ci saranno i droni, non ci saranno i fuochi d'artificio, ci sarà tipo uno spettacolo con i droni. Volevo portare anche Edo, solo che Adi non aveva voglia di uscire, i droni saranno tardissimi alle 10:30 di sera. Quindi sono venute solo io e mami, che Edo così va a dormire presto. E niente, andiamo a vedere questo spettacolo. Allora, aggiornamento alle 11:30 di sera. Voi mi chiederete, Anna, dove sono i droni? Dov'è lo spettacolo? È stato un fiasco totale, non sono riuscita a vederli. Non siamo riusciti a vederli, ce ne stiamo tornando a casa. Perché c'era l'accesso limitato, potevano entrare solo un tot di persone nella piazza, avevano raggiunto il numero massimo e non siamo riusciti ad entrare. Siamo rimasti fuori, c'è un sacco di gente che è rimasta fuori, non siamo riusciti a vedere niente. E vabbè, però io e mamma siamo fatti un aperitivo in piazza, adesso stiamo facendo una passeggiata per tornare a casa e vabbè. Non importa, sono sfortunata in queste cose. Ogni volta che organizzo qualcosa, che devo fare qualcosa, poi alla fine non va a buon fine. Edo doveva andare in gita in fattoria, gli è venuta la febbre. Volevo vedere i droni, non mi hanno fatto entrare, sono sfortunata. Vabbè, l'importante è che abbiamo passato comunque una bella seratina insieme. Adesso torniamo a casa. Per fortuna che non è neanche tanto tardi, così non andiamo a dormire tardi, che domani mi devo svegliare presto per andare a lavorare. Va bene, ci vediamo domani mattina e buonanotte. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è lunedì mattina. Io sono qua in bagno, mi sto preparando, adesso mi lavo, mi vesto e scappo a lavorare.
Adesso c'è Dilali che sta preparando Edo, che lo porta all'asilo. E niente, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ribuongiorno, anzi buon pomeriggio, perché siamo appena arrivati a casa. Ho appena preso dall'asilo. Oggi alla fine, dopo che ho lavorato, sono venuta a casa, mi sono mangiata una cosa in fretta e poi sono andata a prendere dall'asilo. Adesso siamo qua, che giochiamo un pochettino. Mi sa che sta settimana alla fine tornerò a fare i miei orari normali. Lavorerò lunedì, mercoledì e venerdì mattina, poi tutti gli altri giorni ce li ho liberi. E va bene così, per il momento va bene così, poi più avanti si vedrà. Chi è che ha disegnato nella pista, Edo? Chi è che ha colorato la pista? Eh? È stato lui? È stata la macchinina? Prova un po'. Sì, che ci passa quello. Provaci un po'. Wow, visto? Oh già, è passata. Allora, rieccomi in cucina, sono qua già ai fornelli. Ho appena finito di fare una diretta insieme a voi su Instagram, ma è stato troppo carino perché siamo riusciti a salutarci, a chiacchierare un pochino. Devo prenderci solo un po' la mano, però è stato molto carino chiacchierare insieme a voi. E, anzi, ne approfitto per dirvi che se vi fa piacere, appunto, mi potete seguire su Instagram, io sono AnnaGloria91. E niente, adesso sono qua ai fornelli che sto provando a fare la pasta al salmone. Sto guardando la ricetta su internet e adesso proviamo a farla insieme, vediamo un po' come viene. Allora, qua sto facendo rosolare un po' di cipolla con un po' d'olio e un po' di burro. Lo faccio andare un po' in padella. Ok, dopo che il salmone ha cotto, aggiusto di sale. A questo punto gli aggiungo la panna. Allora, la pasta è quasi cotta. Qua gli ho aggiunto solo un po' d'acqua di cottura, un po' di pepe e adesso scolo la pasta proprio al dente così cuoce ancora un po' nel sughetto. Adesso faccio mantecare bene nel sughetto ed è pronta. Il risultato è questo qua, vediamo se è anche buona. Dai, proviamola insieme, vediamo com'è venuta. Non badate al casino dietro perché sapete che io quando cucino faccio sempre casino. Vediamo un po' com'è. Sì, non è delle più light, non è affatto light, però è buona buona. Ci andava magari un po' di prezzemolo che però io non avevo in casa, però è buona. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è martedì mattina. Ieri non sono più riuscita a filmare niente perché c'era un po' noiosetto, aveva bisogno di me, quindi mi sono dovuta stare un po' dietro. Stamattina è già partita col botto perché ho dovuto fare un po' di commissioni anche con la mia mamma, anzi adesso devo andarla a prendere perché sono andata a farmi le unghie, sono venuta qua a farmi le unghie, infatti guardate, le ho fatte super super estive, un po' glitterate, non so se si vedono bene. Mi ho fatto anche un disegnino. E niente, ne avevo bisogno perché stavano già chiedendo aiuto le mie unghie. E niente, sono venuta qua a concludere il video, ma prima di tutto ci tenevo tantissimo a ringraziarvi perché siamo arrivati a 7061 iscritti. A me non sembra ancora vero, a me sembra veramente un sogno. Quindi grazie, grazie ad ognuno di voi che mi seguite, che mi supportate, che mi mandate sempre un sacco di messaggini carini. Quindi grazie, grazie davvero ad ognuno di voi. E niente, adesso vado davvero a prendere la mia mamma. Come sempre, se questo video ti è piaciuto, mettimi un mi piace e se ancora non l'hai fatto, ti invito appunto a iscriverti nel canale e attivare la campanella per non perdere gli altri video che caricherò. Io vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!